Vai. Allora, ciao a tutti. Ah, sono in pochi oggi, l'ho lanciato al volo e non l'ho spinto troppo. E spero comunque che riusciamo a confrontarci un po', perché questa potrebbe essere una cosa interessante per tutti a breve e anche a lungo termine. Allora, intanto fatemi capire una cosa, c'è qualcuno di voi che lavora con alberghi o siamo tutti pochi ma buoni, quindi siamo tutti extra alberghiero, così tu sei albergo, perfetto, perché oggi volevo parlare di alberghi in realtà, volevo passare gli appartamenti a un altro webinar in fase un po' più avanzata, perché la mia esperienza con questo tipo di prodotto ce l'ho sugli alberghi, anche se in realtà dal punto di vista del cliente l'unica cosa che cambia è che l'albergo potenzialmente costa un po' meno in quanto è uno spazio più piccolo e non ha a costi inferiori di check-in e pulizie in genere, tutto qua. Questo può funzionare sia per alberghi che appartamenti, è una questione di costi in realtà, costi e prezzi. Ok, vi faccio un piccolo riassunto della storia che ci ha portati a questa discussione, perché non tutti, anche chi poi sentirà questa cosa registrata non lo sa, ma in pratica io già da qualche anno, quando vado, e in particolare quando vado a Bangkok, dove sono affitto degli appartamenti molto piccoli o comunque anche la stanza a volte, tanto a Bangkok si mangia sempre fuori, o sto a casa dei genitori di mia moglie e ho bisogno di un posto per lavorare. E i posti per lavorare per chi lavora in remoto, quindi lo famoso smart working imposto a tutta Italia praticamente in questi giorni, è di avere uno spazio fisico dove appoggiare il computer, una sedia, ma anche un minimo di tranquillità, cosa che sicuramente manca molto a tante persone oggi. E quindi la situazione nella quale si trova mezza Italia oggi, io l'ho già provata, in realtà la provo da 20 anni quasi ormai, quindi la conosco bene. E so che a seconda della giornata, della situazione, del lavoro che devi fare, le soluzioni sono diverse. Allora, la soluzione molto a breve è prendere il computer, andare in un caffè, in un bar, ordinare il famoso Starbucks, per esempio, quindi non il bar italiano dove vai al banco, ma quello che ti lascia sedere un'ora o due senza problemi. E mentre bevi il caffè, lavori. Questa è una soluzione ottima quando devi lavorare poche ore, anche perché tanto non è che puoi stare 6 ore con un caffè. In altri casi potresti anche prenderti due o tre cose da mangiare o da bere, però alla fine diventa spesso un problema perché non hai né voglia di mangiare né voglia di bere, quindi sei sempre lì a cercare di capire se sta dando fastidio. Ci sono dei caffè dedicati agli smart worker, non so dove in Italia, ma ce n'è in giro per il mondo, dove sanno, hanno già messo, calcolato, insomma, che tu puoi andare lì e fai quello che vuoi. Poi c'è chi sta 8 ore con un caffè, c'è chi invece mangia, beve, porta amici, eccetera. E in ogni caso, se hai un ambiente abbastanza rumoroso, hai lì il computer, se devi andare in bagno o vuoi farti una passeggiata, non è che lo lasci lì, almeno io non lo lascio lì perché potrebbe sparire. Quindi ci vai per fare una sessione lavorativa, ok? Altro problema nei bar, se devi fare una call o devi fare un webinar come questo, ma insomma la call più comune, non è che puoi metterti a gridare in un bar dove la gente accanto a te sta lavorando, ok? Quindi va bene per mettersi lì un paio d'ore e lavorare. Questa è un po' la situazione classica del bar. Step un po' superiore è il co-working, dove tu vai, paghi la giornata, hai uno spazio o tuo dedicato o dove c'è posto, di solito dove c'è posto si chiama hot desk e costa meno, e dove comunque sei, ecco, ti puoi concentrare di più, non hai l'ansia del caffè, anzi spesso il caffè è lì è gratis, però comunque, e puoi anche lasciare il computer più o meno, a seconda del co-working, se è ben controllato lo lasci, quindi puoi uscire e rientrare. Se no, te lo porti via, però rimane il problema del fatto che sia un ambiente spesso rumoroso, a volte no,
e non puoi tu fare rumore, quindi se devi fare anche una telefonata, a me questo capitava quando andavo nei coworking a lavorare fisso, cioè il mio ufficio era il coworking, se mi chiamava una persona io c'avevo attorno altre persone che lavoravano, parlavo piano, ma tante volte una conversazione telefonica non la puoi fare parlando piano, devi essere libero di esprimerti, specialmente se fai vendite, cioè non è ideale, ecco, essere lì a parlare piano con qualcuno. Quindi ci sono a volte nei coworking degli spazi dove ti isoli, sono delle cabine telefoniche spesso, ma o sono caldissime se sono paesi caldi o fa caldo, o sono con l'aria condizionata ma ci fa rumore. E comunque devi prendere tutto il computer e spostarti. Non è il massimo neanche il coworking, insomma. Però va bene per periodi più lunghi. Ok? Quando ero a Bangkok, torniamo all'inizio della discussione, ho detto: ma io perché cavolo devo andare in un coworking? Che tra l'altro Bangkok dovevo prendere il metro, dovevo prendere i bus, è un casino trovare i coworking. Ne avevo trovato uno che costava anche relativamente poco e poi avevano chiuso. Era un po' un problema perché il coworking devi trovare quello giusto. Okay? Altri coworking più frequentati erano molto cari, quindi non era molto interessante andarci. E ho detto: ma io perché non prendo una stanza d'albergo? Okay. E sono andato la prima volta su Agoda. Agoda è il booking.com, diciamo, che si usa in Asia, è la stessa famiglia tra l'altro. E ho cercato degli alberghi. Ho cercato degli alberghi vicini. A me serviva una sedia, un tavolo e vabbè, la stanza mi interessava relativamente, bastava che fosse vicino e ci fosse l'aria condizionata. E ho trovato delle cose molto interessanti. Bangkok in particolare hai alberghi da 200 euro a notte, come c'è dei posti da 20 euro a notte o anche 10. Io tra i 15 e i 25 euro a notte, per me non era notte ma giornata, mi ero fatto il mio ufficio personale. Situazione perfetta, perché mi potevo fare anche il caffè, spesso c'hanno il bollitore, spesso lasciano anche del caffè solubile, andavo al 7-Eleven, e compravo anche un po' di roba da mangiare, così non dovevo stare lì a andare a cercare dei posti per mangiare. Io, a mezzogiorno, piace spesso mangiare al volo per lavorare e ho trovato il paradiso. Okay? E come spesso capita, credevo che fosse una, diciamo, un'esigenza solo mia perché io ho una vita un po' particolare. So che, insomma, non sono ovviamente l'unico, ci sono tanti nomadi digitali o smart worker al mondo, ma è comunque una nicchia. Di colpo l'Italia diventa smart working totale. Mi fa strano ancora dirlo. Voi sapete che insomma è da un paio d'anni che ho fatto un corso di Airbnb Nomadi Digitali, nei quali cerco di aiutare chi vuole accogliere persone che stanno un mese o più e sono questo tipo di persone. Quindi ero già sul pezzo in un certo senso. Però quella dell'albergo non mi era venuta in mente perché non vedevo da parte degli albergatori l'esigenza di fare questo, o comunque la maturità di capire che c'è un'opportunità, perché anche in tempi, diciamo, non di crisi come questo, se tu hai un albergo che ha 100 stanze e alla mattina alle 9 ne hai 10 vuote, probabilmente a un certo prezzo ti piacerebbe darle anche in day use, ok? Solo che l'albergatore classico è molto tradizionalista e questo tipo di proposte non le sentono, perché quando gli dici smart work, nomadi digitali, vanno un po' in crisi. C'era Sabrina, che è una nomade digitale di Padova, la trovate su, non mi ricordo più il sito adesso al momento, comunque cercate Inchiostro and Paper, che è una sua attività, che un paio d'anni fa, un anno fa, mi diceva che in Cambogia aveva proposto a degli alberghi cambogiani di fare questo salto di qualità, insomma, non mi ricordo com'è andata. E a Chiang Mai in Thailandia sicuramente ci sono alternative di questo tipo. In realtà non ho mai verificato con gli alberghi perché è strapieno di co-working, anche gratuiti. In Italia non esiste, cioè so già che è una perdita di tempo. È già quasi fiato sprecato provare a convincere gli host a fare il salto verso il nomade digitale perché stavano bene. In grande maggioranza stavano bene con gli affitti turistici, anche se non stavano bene, diciamo, l'accettare un nuovo tipo di approccio richiede del tempo. Okay? Infatti, è 2 anni che lo faccio e qualcuno, diciamo, lo sta facendo con successo, ma la maggior parte è lì che, insomma, tentenna.
succede questa terribile crisi legata al coronavirus, la situazione è incredibile. Hai alberghi vuoti e appartamenti vuoti, ma parliamo di alberghi oggi. Hai alberghi vuoti, chiusi addirittura alcuni, e hai gente, cioè, sembra un film, hai gente che era in ufficio fino a ieri ed è costretta a lavorare da casa. Quindi la progressione è questa. Vai a lavorare da casa, dici, magari è pure carino, ti metti al computer e c'hai famiglia, può essere tuo marito, tua moglie, c'hai i bambini che stanno andando fuori di testa perché sono in casa tutto il giorno. Dopo un po' cominci a sclerare, dici, io non posso lavorare da qua, anche perché il nomade digitale classico è un freelance, lavora più o meno quando, in buona parte quando ha tempo, quando ha voglia, tranne quelli che hanno lavori legati a certi orari, che ce ne sono tanti. Ma l'italiano medio, smart worker forzato, deve probabilmente lavorare in certi orari. Io non voglio immaginarmi le scene che stanno accadendo oggi in Italia, cose che io ho vissuto sulla mia pelle per molto tempo. Quando dici, per esempio, sto lavorando, non mi disturbare. Ma vuoi spaghetti o vuoi le penne? Quello che vuoi, intanto hai perso la concentrazione. Sto lavorando, mi parlare. Però siccome sei in casa, la gente non capisce che stai lavorando perché ti vede lì, associa la tua presenza in casa al fatto che sei disponibile. È una guerra persa, non c'è soluzione a questo. C'è chi ha fortuna, ha una stanza dedicata, la chiude a chiave, ma comunque verranno a bussarti e chiederti delle cose. Chi non lavora online fa estremamente fatica a concepire che c'è bisogno di concentrazione. Quindi, secondo me, c'è un sacco di gente che sta cercando alternative. L'alternativa perfetta sarebbe l'albergo sotto casa, dove magari prendi e vai camminando senza dover, diciamo, doverti esporre, dover andare troppo lontano o prendere i mezzi, paghi la giornata, la settimana o il mese, magari te li paga anche l'azienda, e hai risolto il problema. Tra l'altro, a me è capitato, anche qui in maniera molto casuale. Io lavoro da casa da parecchio tempo, ho raggiunto un equilibrio, ma dopo molto tempo, e comunque, insomma, spesso vado nei bar o nei co-working. Da più di un mese e mezzo, da un mese non vado più fuori per il discorso del coronavirus. Dite un mese perché è un mese che è successo da poco. Io ci sto attento da molto più tempo. Qua a Sofia i primi casi sono di pochi giorni fa, ma io sono convinto che sono arrivati qua anche molto tempo fa. Insomma, sono un po' paranoico su questo da parecchio tempo. Sono in casa a lavorare da un po'. L'altro giorno un mio amico canadese di colpo prende, va in Canada, mi lascia le chiavi dell'appartamento e mi dice vieni pure qua a lavorare. Io adesso ho un appartamento ufficio che mi rende molto più facile e più efficace tutta la vita lavorativa e riesco a separare meglio la mia presenza in casa dal lavoro. Okay. Mi sentite ancora, ragazzi? Giusto per avere conferma, perfetto. Ok. Quindi la proposta, l'idea che adesso sto lanciando agli albergatori, ma potrebbe diventare anche una proposta più strutturata nel senso di mettere in piedi qualcosa, è di dire, pensate a quanto e come vi piacerebbe affittare le vostre stanze, perché la domanda c'è e ne ho avuto conferma proprio in questo post che ho aperto nel gruppo Facebook Revenue Management, che una persona ha avuto una richiesta in Airbnb per un appartamento da parte di qualcuno che voleva uno spazio. Quindi stanno già cominciando queste richieste. Ci sono episodi, c'è adesso vi metto il link, no, vabbè, faccio fatica a trovarlo. Comunque ci sono già appartamenti che si stanno organizzando. Gli albergatori, torniamo sugli albergatori, hanno espresso interesse su questo argomento, quindi diciamo che lo scopo di questo webinar, a parte proporre, dire che c'è un mercato nato dal nulla, che non c'era fino a una settimana fa, c'è un mercato nel senso, non è giusta la parola mercato, c'è una richiesta di un prodotto che prima non c'era, latente, perché tanti neanche non gli viene in mente probabilmente che possono fare questa operazione. E quindi di dire come si fa sta cosa, quali possono essere i problemi per l'albergatore, quali possono essere i prezzi ai quali vendere,
Fareste il check-in in maniera automatica, così non c'è da tenere la reception o fare contatti umani tra persone, gli alberghi sono chiusi, se non sbaglio, non mi ricordo più, sono chiusi gli alberghi, date perché ogni giorno c'è una botta e ci si sveglia la mattina e cambiato tutto. Sono chiusi gli alberghi, hai risposto no, quel sì di Carla penso fosse precedente. Ecco Antonella che risponde. Ok, ho già due risposte che non sono diverse, quindi Emiliano dice non è obbligatoria la chiusura e Antonella dice sì, le LT no. E, al di là di questo, perché qualsiasi sia la situazione di oggi, domani magari è peggio e comunque tra un po' magari si rilassa anche questo aspetto qua. E, diciamo che dobbiamo considerare questa opportunità in realtà. E anche questo bisogno di persone che hanno bisogno di venire fuori, ok? Possiamo vedere dal punto di vista diciamo, approfittare della situazione, se vogliamo essere cattivi e anticapitalisti, o di offrire un servizio per persone che altrimenti vanno fuori di testa. Diceva il mio canadese, che è anche brutto da dire, che secondo lui vedremo tanta violenza domestica in più, ok? Tra l'altro esacerbata dal fatto che la gente deve lavorare, perché se sei a casa non fa niente, litighi perché sei in casa non fa niente, ok? Ma se sei in casa che devi lavorare, vi assicuro che è molto pericolosa la cosa. Quindi diamo una mano anche alle persone a venire fuori, magari a tenere, diminuire anche il livello di violenza, di contrasto che può esserci in casa. Ok, perfetto. Chantal dice che il decreto non parla di chiusura alberghi. Però ripeto, il decreto di ieri e dell'altro ieri sono già diversi, domani magari chiude, ma non importa, c'è un breve termine, cioè oggi per i prossimi X mesi nei quali c'è la gente che non va in ufficio e ha bisogno di uno spazio e c'è un modo per organizzarsi su quello. E c'è il lungo termine, perché quando usciremo da questa fase, comunque lo smart working c'era prima, aumenterà in maniera molto forte e offrire questo tipo di servizio ai clienti può avere comunque senso. Immagino che alla fine di questa crisi, su una città come Milano, comunque una minoranza degli alberghi si sarà adattata e avrà la domanda supererà l'offerta, quindi molto interessante dal punto di vista dei guadagni. Ripeto, perché hai stanze comunque vuote che in day use possono essere utilizzate. Questa era la mia introduzione. Quindi io il mio messaggio è, ragazzi, c'è un mercato, c'è sempre stato in realtà. Questo mercato è diventato improvvisamente enorme, e ho sbagliato, non è mercato, è mercato quando si incontrano domanda e offerta. C'è una richiesta molto forte di un certo servizio, dobbiamo reagire e offrirlo questo servizio, ok? Ora, come offrirlo? Io non sono albergatore, ho lavorato in albergo, ho fatto la reception. Ma non sono un albergatore che è in grado di valutare i costi, quindi i prezzi e tutte le difficoltà associate a questo tipo di servizio. E volevo confrontarmi, quindi io magari qualche albergatore tra voi, mi pare che tu Alfredo fossi albergatore, se volesse dire qualcosa, io vi faccio anche parlare o scrivere, perché vorrei confrontarmi se possibile. Non ho risposte a tutte le domande relative a come mettere in piedi una cosa del genere. Quindi qualche feedback, grande Alfredo, vedo che scrivi, se vuoi ti posso mettere anche posso farti anche parlare, dimmelo. Quindi mentre Alfredo scrive, io non ho la soluzione, non posso dirvi come fare, dove sono i siti per farlo. È presto per questo, non ho studiato la cosa a sufficienza. E quindi è un po' per confrontarci. Ok, Alfredo dice alberghi di mare, quindi non può valutare perché al mare probabilmente adesso non c'è questo tipo di domanda. Ok, magari se ti viene in mente, Alfredo, qualche problematica che può essere associata a questo, oppure anche chi ha appartamenti, visto che probabilmente insomma siamo in pochi e tanti di voi hanno appartamenti, quale può essere il problema che vi viene in mente per poter offrire questo servizio?
Io immagino che se alberghi di mare qualcuno non prenderà la macchina per venire da Bologna a Rimini o dalle città vicine per lavorare, però quindi al momento in questa fase sicuramente è limitata a alberghi vicini, insomma. Ok, Alfredo comunque confermi che l'idea è valida. Ovviamente qui io sono abbastanza convinto che l'idea sia estremamente valida e sono per esperienza personale so che c'è una richiesta oggettiva e la difficoltà è capire se ha senso in questa fase e quella dopo per l'albergatore specifico e come va strutturata la casa, l'appartamento, scusate, la stanza. Una cosa che già posso dire, e l'avevo accennata nelle discussioni in quel gruppo, a me serve una sedia in ufficio, scusa, una sedia e una scrivania. Se non posso usare il letto, va bene, se costa meno senza usare il letto, va bene. E quindi se può avere senso per l'albergatore di dire, ok, sono tot euro, più se tocchi il letto, altri tot, quando fai check-out vengo a vedere, e questo nel caso di una giornata, si può ragionare, perché a me comunque il letto fa comodo, mi sono sdraiato più di una volta. Guarda, ho mangiato, guarda un po' di televisione, però se mi costa meno magari evito. Se invece l'affitto e c'è tutto un discorso in più di affittarla non per un giorno ma per tutto il mese, vabbè, lì è un altro discorso. Allora, vediamo i vostri commenti, grazie per aver commentato. Allora, Chantal, se affitta giornata c'è bisogno di igienizzazione. Sì, esatto, in particolare in questa fase è un problema sicuramente la giornata perché lo devi non solo pulire ma igienizzare. Ieri abbiamo fatto un bel webinar dedicato all'igienizzazione proprio, adesso ve lo condivido nel caso in cui vi sia sfuggito. E quindi insomma i costi possono andare su, molto su in particolare per gli appartamenti, ma anche gli alberghi perché se devi igienizzare comunque costa. Datemi un secondo che ve lo condivido. Eccolo qua. Perfetto. Poi appartamenti ancora di più, perché insomma, pulire un appartamento costa, non è che puoi fare una giornata e pulire l'appartamento. Però immagino che in questa fase sia estremamente difficile che una persona venga per la giornata in albergo. Okay? O magari proverà un giorno, si trova bene e poi lo prende per una settimana. Bisogna ragionare su tempi un po' più lunghi, settimana o mese. Sì, conferma appunto Maria Cristina i costi di pulizie che non si ammortizzano, anche se insomma c'è sicuramente il caso di quello che è disperato, deve farlo solo oggi. E a me è capitato di nuovo in Thailandia, questa volta non a Bangkok, dovevo fare dei webinar da registrare, tra l'altro io sono in albergo, anche se costava un po' di più, era il costo quasi per me in quel caso di uno studio di registrazione, se vogliamo. Però questo è un po' specifico, sicuramente. Il costo delle pulizie incide molto e quindi può non avere senso per un giorno solo. Nel dopo crisi, bah, sono anche lì, è da vedere, perché la pulizia in albergo non so quanto costi, costa sicuramente, in un albergo che sta girando, costa sicuramente molto meno di un appartamento e se non tocchi lenzuola, se non letto, se non tocchi asciugamani, eccetera, può veramente essere molto più basso. Chiaramente è tutto un discorso di logistica e di organizzazione. Nicola, pensavo una cosa, in tempi di cost saving, specie per freelance e piccoli imprenditori, è sostenibile? Allora, tu dici dal punto di vista del cliente, no? Già siamo in fase di crisi economica, c'ho pure i soldi da spendere in più per un prodotto del genere, un servizio del genere, sicuramente c'è chi è disposto a pagare perché devi lavorare, okay? Non è che si è fermata l'economia, c'è gente che magari a casa veramente non riesce a lavorare, non può andare in bar, che non puoi andare in bar perché non lo puoi fare, insomma i coworking saranno chiusi, immagino, veramente se hai soldi li spende per questa cosa qui, è un bene primario ad oggi per molti, poi c'è chi non se lo può permettere e non lo farà, ovviamente. Però credo che il problema del costo dal punto di vista di chi ne ha bisogno sia limitato, anche perché tu hai l'albergatore o chi ha l'appartamento che veramente in questi prossimi 2 o 3 mesi non sta a guardare
a quanto guadagnava prima, sta sopra i costi, quindi ha dei costi, vuole guadagnare qualcosa, vuole coprire i costi, guadagna qualcosa. Secondo me, in un certo senso, ci saranno dei casi nei quali la domanda e l'offerta riescono a negoziare un prezzo interessante. Alfredo parlava di qualche portale che offre il day use. Sì, era stato linkato anche lì nella discussione, aspetta che magari lo cerco. Credo però che oggi il problema sia che a pochi viene in mente di andarli a cercare questi portali. Ci vorrà qualche giorno, qualche settimana. Ok, Alfredo parla di rifacimento camera, 7 euro in biancheria, quindi tolte la biancheria che non si dà, eventualmente sono 7 euro. Okay. Bene, l'appartamento siamo a valori molto più alti. Consideriamo che se io prendo una stanza d'albergo per lavorare per un mese, non mi fai la stanza ogni giorno, ma la fai a fine mese oppure magari una volta a settimana perché vuoi comunque entrare a vedere che non te l'ho distrutta. Quindi è assolutamente fattibile, insomma. Quindi abbiamo risolto, tra virgolette, il problema delle pulizie. Vengono risolte da un uso un po' più a lungo termine, parlando della fase attuale. Possono esserci altri problemi per i quali l'albergatore o l'appartamento dice: ma guarda, no, perché l'appartamento sicuramente mi viene in mente e dice: non voglio fare il check-in, a parte che devo prendere e andare, ma devo incontrare una persona. In questo caso la soluzione ovviamente è il self-check-in per chi ce l'ha, questa cosa sta crescendo molto, per cui chi si è già attrezzato col self-check-in ha una marcia in più perché deve solo aprire in maniera remota. Insomma, e c'è qualcuno di voi che sta pensando bello, ma e ci vuole dire il ma? Cerchiamo le problematiche perché poi a dirci che le cose sono fattibili è sempre facile, sono le problematiche che scappano. Sì, Maria Cristina domanda se in questo caso rimane ovviamente l'obbligo di registrazione a portali alloggiati. Non ti so rispondere perché non, il portale alloggiati è chi dorme in realtà, però non è chiaro, cioè non lo so, dovrei andare a leggere, io non sono bravo con gli aspetti legali. Sicuramente se li dichiari meglio, ovviamente in quel caso c'è anche poi il discorso tassa di soggiorno. È sicuramente una cosa che va approfondita. E Alfredo dice: sì, però in questo momento qualsiasi entrata è benedetta. Ecco, poi il concetto è quello, cioè fatto in questa fase, pur di prendere qualche soldo, si riesce a far incontrare, scusate, domanda ed offerta a livello prezzo. Poi io credo che sia importante cominciare adesso anche per essere pronti quando poi riparte tutto, perché potrete essere tra i pochi che hanno adottato questa cosa. Insomma, ci vorranno dei mesi comunque, no? È un'ottima occasione, secondo me, da analizzare. Ok, quindi Alfredo conferma la registrazione è per chi entra in hotel, che poi ci dorma o meno, è relativo. Ciao Massimo. Ok, quindi c'è questo aspetto da considerare, anche se in un scenario più a lungo termine, suppongo che questo specifico use case nel quale tu alle 19 chiudi la stanza, si può verranno fatte delle leggi con le tempistiche del legislatore, quindi tra parecchio, che diranno che okay, per questo use case non c'è bisogno di registrare, come non c'è bisogno di registrare alla polizia chi va in un coworking o chi va in un bar. Questo è un po' però a lungo termine, insomma. E ok, vedo che Alfredo sta scrivendo. Quindi ripeto, siamo nella fase di ricerca sì, ma. Bravo, concetto interessante di Alfredo, dice: beh, mi interessa il day use, parliamo di post-crisi.
mi interessa il day use quando. Ah, bello, bello questo ragionamento, non l'avevo fatto ancora, vedi che serviva confrontarsi. Io, albergatore, che ho una stanza in day use e dico tu fino alle ore, te la do per un certo prezzo, fino alle ore 15, per esempio, perché alle 15 poi arrivano i clienti. In questo caso stai avendo sia il day use che il potenziale arrivo di notte e di chi resta la notte, quindi stai raddoppiando l'uso della stanza, oppure dire a un prezzo più alto. Fino alle 18, orario d'ufficio, ok? Anche se è statistico che insomma i clienti ti arrivano da una certa ora fino a una certa ora, c'è chi arriva alle 2, c'è chi arriva alle 22, quindi magari anche lì, guardando bene i dati e i numeri, riesci a aggiustartela. E se invece si ferma una settimana solo a lavorare, mi sta bloccando la stanza perché non posso affittarla di notte. Vero anche questo, ma è vero anche che tu, albergatore, hai comunque in periodi non di massima dei buchi delle stanze non affittate, quindi adesso nelle spiagge dove ci sei tu, Alfredo, ovviamente c'è l'inverno, c'è l'estate. Però pensiamo a una media stagione dove hai un 50% di occupazione media e riesci a occupare il 10% di queste stanze in day use. In realtà, statisticamente, quelle comunque le avresti avute vuote. Quindi potrebbe avere senso anche la settimana, anche se, aspetta, qui c'è un discorso diverso da fare. E chi prende l'albergo una settimana? Il nomade digitale non ti prende la stanza una settimana per lavorare. Il nomade digitale si prende l'appartamento una settimana, un mese o due per lavorare. Quindi lui non è il caso, non è un caso che accadrà. Quello che può accadere è chi ha bisogno, è di passaggio, cioè abita già in città, ha una soluzione abitativa perché sta da amici, perché sta in appartamento con la famiglia per qualsiasi motivo, però vuole isolarsi per lavorare. Okay? Oppure chi vive a Milano, a Roma, a Napoli, lavora in maniera remota perché la sua azienda ha scoperto che il suo ruolo sta bene remoto, risparmia spazio in ufficio che ha un costo. Mi pare che a Londra si parlasse di qualche migliaio di pound, non so se al mese o all'anno, di costo dello spazio dell'ufficio per persona. E l'azienda dirà: senti, lavoro da casa, ti do una diaria, ti do un 500 euro al mese, un 100 euro al mese, quello che è per organizzarti il tuo spazio. Sta già succedendo in Italia, tra l'altro. E tu, con questo budget, dici: ok, io lavoro da casa, ma non vado a casa abito con la famiglia e vicino c'è un albergo dove prendo la stanza. Ok? E la posso prendere magari una settimana, posso prendere un mese, eccetera. Non lo so, sono mille variabili. È estremamente difficile prevederle, però è bene mettere sul piatto per cominciare a ragionarci. Oppure che dici, io lavoro da casa, però lunedì, martedì, mercoledì lo faccio perché voglio concentrarmi bene quei giorni lì, lo faccio dall'albergo sotto casa. Eccolo qua, un link di Alfredo, Day Use Hotels. Ok, Day Use. Vediamo. Per approfittare della spa, della piscina, della palestra, sai anche se funziona? Alfredo, l'hai mai usato? Provo Milano e vabbè, Milano adesso è tutto un po' chiuso, per cui. Ma questo sarà internazionale, quindi se io provo. Adesso è tutto in balla questo coronavirus. Parigi, vediamo. Paris. Dal 19, il giorno 19, aspetta che condivido lo schermo. Lo vediamo assieme un attimo. Aspetta, facciamo una cosa simpatica. No. Vediamo se riesco a condividere lo schermo, è un attimo. Ok, condividiamo quest'area e tra un po' dovreste vedere il sito che ci ha consigliato Alfredo.
Io vedo ancora me. Screen sharing, eccolo qua. Se siete su app, nel menu c'è screen sharing. Ecco, ho cercato Parigi perché immagino che Milano sia un po' un problema e vedo sconti del 75%, però l'ho fatto tra qualche giorno. Vediamo se metto una data oggi, 13 marzo. E va bene, stesso sconto, quindi si vede che non fanno molto revenue management. E prezzi ovviamente alti perché è Parigi, però c'ho l'hotel Campanile, Campanile, che costa il 66% in meno, 55 euro. Ok, 60 euro, 95 euro. Comunque sono prezzi sostenuti, che possono aver senso per i periodi normali, insomma. Ok, vediamo se clicco sul Campanile. Sul campanile cosa vedo? E quindi funziona, Alfredo, perfetto, ok. Prezzo che cambia in base all'orario. Vediamo cosa dice il campanile qua. Alla villette. Allora, 55. Ah, guarda qua. Allora, cosa c'è? 55 euro. Dalle 11:17 è un prezzo, dalle 16 alle 22:30 è un altro prezzo. Era un po' più alto perché gli blocca la notte. Vedi che fino alle 17 costa meno. Avevamo anche parlando previsto questa cosa. Fantastico. Ok. Benissimo. E vediamo se riesco a fare un'altra ricerca. Secondo, no, allora nell'hotel. Sto cercando l'albergo dove ho lavorato io a Parigi, in reception. No, non lo fanno. Ok, nell'hotel, no, sono altri. Ok, poi ci consigliava Eugenio un altro sito, ma e domando. Alfredo, ma sono usati anche per amanti? Questo è l'Hotel del Pass, questo è il motivo principale, in tempi non sospetti? Ah, ok. Allora, buy hours, questo è spagnolo, l'italiano me l'ha dato non funzionante, provo ad andare sull'inglese. Hotel a ore, ok, vediamo. Madrid, va bene, si dice Madrid. E lo voglio per 6 ore per lavorare, cerco alberghi. E trovo l'NH, vedo prezzi dai 40 euro in su, 36 euro, un po' fuori. Adesso non sta andando veloce questo sito, per cui non vedo le foto, però vedo nella mappa dei prezzi appunto dai 36 euro in su, per 6 ore, vediamo 3 ore. E questo funziona, che tu sappia. Aspetta che ho perso. Ah, Maria Cristina, anche Eugenio. Ok. Ma allora, sentite, quindi cosa manca? Cioè, state provando a farlo, è perché i clienti italiani non hanno ancora capito che esiste, bisogna raggiungerli. Le piattaforme vedo che ci sono, o è difficile entrare, bisogna sincronizzarle. Avete esperienza, Maria Cristina, tu che dici che funziona? Ah, funziona anche Ita. Sì, beh, il link che mi aveva dato era sbagliato, cioè non ha funzionato. Vediamo se andiamo in italiano. Ok, quindi sì, funziona, perfetto. E fatemi capire qui, visto che la sapete più lunga di me. I siti ci sono, quindi c'è già una richiesta di alberghi in giornata, però lo use case è un'altra cosa, soprattutto. Oppure perché uno arriva in aeroporto, viene in città, si vuole fare una doccia, così, ma sapete anche qual è lo use case classico, a parte quello che abbiamo già scoperto, che è insomma la coppia che vuole stare un po' da sola, a faire l'amour. Genio ce lo dice, oppure c'è già lo use case dello smart worker o del nomade digitale.
o del businessman che vuole fare un appuntamento, tira fuori la valigia con le pistole e le droghe, come nei film. Insomma, i motivi per avere qualche ora di privacy in realtà possono essere tanti, in una città. E mi domando se c'è già questo use case qua della gente, della persona che vuole lavorare e come chi adesso è in difficoltà in Italia possa utilizzare queste piattaforme. Find the Desk era tuo perché avevi messo il link l'altro giorno, ma quello che appunto stavo accennando. Findthedesk.com. Vediamolo. Mettiamo anche il link. Ok, perfetto, genio, fantastico. Findthedesk è un sito dove trovare il tuo ufficio per lavorare, ok? Ed è, vediamo, costo orario, ha ufficio, quindi anche sale intere, insomma. Dalle foto mi pare. Ah, ok, scrivania. Ok. Trovate spazio, quindi è proprio questo lo use case, ok? Temporary office, nomadi digitali, che adesso però non può andare perché non si può assemblare, giusto? Però qui potresti far caricare le stanze d'albergo in un certo senso, no? Ah, stand by, ok. Mi pare che Airbnb abbia comprato un'azienda che faceva questo tipo di cose, forse per tutta la stanza o per conferenze, ma ok. Okay, quindi ci sono già le piattaforme. Cosa possono fare gli albergatori italiani o anche gli appartamenti oggi con queste piattaforme? Possono caricarsi e poi come raggiungono il cliente che è. Pensiamo al cliente. Il cliente è completamente sotto shock. Cioè era in ufficio tranquillo tranquilla fino a 3 giorni fa, adesso si ritrova a casa. Non penso si sia ancora ripreso dalla sberla. E non ha ancora cominciato a ragionarci, però appena matura la necessità di andare fuori di casa, se c'è una soluzione, la notizia si diffonde in maniera organica. Non c'è molto bisogno, credo, di pubblicizzarla. Se siete d'accordo. Però deve trovare le risposte, perché se io vado a Milano adesso, vediamo. Milano per 13 marzo e per 3 ore non c'è nulla, no, c'è qualcosa, quindi vediamo. Facciamo 6 ore perché. Promozione 70, però sì, 75 euro a camera. Basta, by hours non mi scarica le foto. Dicevi, eri tu Maria Cristina, dicevi che funziona. Ah, no, dicevi che funziona in italiano. Ok. Quindi l'albergatore volendo può caricare, forse manca, o forse se funziona e ci stiamo inventando l'acqua calda, eh. È semplicemente un mercato che già esisteva in maniera di nicchia e diventa adesso per qualche mese diventa molto, molto trafficato. Però andiamo a vedere cosa offre, per esempio, l'Hotel Corallo. Vediamo se io, potenziale cliente, trovo. Già so cosa voglio vedere io qua. Voglio vedere una sedia comoda, voglio vedere una scrivania e voglio vedere internet, perché se internet mi è lento, non. Vabbè, già vedo che le foto sono soprattutto del letto che a me interessano poco. Per ore. Ok, mi dice che la connessione via cavo è gratuita in tutte. Via cavo, cioè non c'è wifi in questo albergo, no, c'è anche wifi. Un dato che manca, fondamentale, è la velocità effettiva di internet. Perché se devo venire, pagare, spostarmi, eccetera, e poi vengo, non riesco a fare neanche una chiamata Skype. O Zoom, quello che è un problema. Quindi l'albergo dovrebbe pubblicare, dovrebbe testare le velocità e garantire una velocità. No, garantire è difficile, però dire
Il test della velocità è questo, in particolare la velocità di internet. Stavo per dire che è più veloce perché c'è meno gente, però in realtà se sono tutti a casa, comunque magari anche più lento. Ecco, andrebbe ritestato per dire in questo momento storico abbiamo 10 mega down e 10-2 mega up, per capirci. Vediamone un altro se per caso ha fatto il salto. Queste sono foto, sicuramente. Magari chi è albergatore è più esperto di me, ma sono foto delle bed bugs, sono le foto brutte degli alberghi, queste non sono quelle che si trovano. Ma questo neanche male. Vabbè, parte le foto. 50 euro, sì, sono prezzi abbastanza sostenuti. Secondo voi si riesce, vediamo, questi sono alberghi che credo non costino tanto di più. In tempi normali, a parte non parlo di rack rate, parlo del prezzo effettivo che poi trovo, per esempio, in Booking, saranno 100 euro, 80, sbaglio? Sarebbe da capire qualcuno che è di Milano, darci un'idea di quanto hanno scontato. Ok, quindi sarebbe da capire un po' meglio queste piattaforme, se funzionano, se il problema è il cliente che non sa se va raggiunto, eccetera. E i non albergatori come si pubblicizzano? Bisogna mettere in piedi qualcosa. Bisogna mettere in piedi qualcosa se non c'è. Oppure vedere se ci sono piattaforme che già lasciano, insomma, che affidano affitti spazi, ma non hanno limiti per albergatori o solo sale conferenze, eccetera. Va un po' studiata. Eugenio parla che del find the desk, che nasce dall'esigenza personale, essendo spesso fuori ufficio per lavoro e avendo ore libere prima dell'appuntamento, aveva esigenza forte di trovare spazi tranquilli dove lavorare. Quindi vedi, ci dà una conferma, Eugenio, che anche chi è in giro per lavoro, a volte le 2 o 3 ore in stanza d'albergo se le vorrebbe fare, insomma. Potrebbe essere addirittura lo use case più importante in assoluto. No, i bar, come dicevo all'inizio, non c'è privacy, sono rumorosi e mille problematiche, insomma. O trovi proprio il bar dedicato, può essere anche piacevole, ma altrimenti no. Ok, ma nel frattempo, quando ho lanciato Find the Desk e poi non l'hai seguito, sono venute fuori piattaforme che risolvono il tuo problema, cioè il tuo problema è stato risolto da terzi? Tanto cosa dicono questi? No, sono scritte anche le descrizioni, non sono scritte per chi viene a lavorare, quindi non sono targetizzate per lavorare. Ok, vediamo la Lavotel Parigi, mi dà 79 euro, 34% di sconto. Sarebbe da capire se vado in Booking per la stessa data, per tutta la notte, quanto me lo fa pagare. Ma no, perché non ci togliamo il dubbio. Allora, Novotel Paris Est, booking.com, scusate se metto booking, diciamo che può essere interessante questa comparazione. Quindi io ho il Novotel Paris Est, ho fatto qualcosa che non dovevo fare, l'ho spostato, l'ho trovato in booking, aspetta che lo rimetto il tab al suo posto. Facciamo così. Fatemi un attimo. Chiudo Find the Desk. Sai. Oh, questo è il nuovo booking. L'ho copiato male. Vabbè, vado via. No, l'ha aperto. Ok, io vado a vedere. Oh, mamma, che recensione che sta nuovo hotel. 6.7. Mamma mia. Allora, oggi è il 13. Anzi, quando avevo fatto questa cosa qua? Che giornata era? 3, oddio, 19. No, devo farla per oggi. 13. Allora, io oggi al Novotel mi dà la stanza. Facciamo un refresh, vediamo se l'ha presa. Comunque 79 euro in teoria. E qui vado oggi, faccio una notte e una persona e ricerco, vediamo cosa mi dice.
Stesso prezzo, 79, ok. 122. Non ho capito perché Booking deve saltare dentro e fuori dalla pagina quando fa richieste. Ok, vediamo il prezzo reale di staccata Pechi a 6.7. 122 euro lo vende, o prova a venderlo. E 79 euro, ok? Più o meno sconto di 35%. Ok, vabbè, mai scritto, che scemo. Però è per verificare, è vero. Fatalità, è vero questo sconto rispetto al prezzo reale che trovo poi in Booking. Ok. E poi sempre Eugenio, no, Eugenio dice che c'è una piattaforma per i bar. Ok. Nibble. Non l'ho mai vista. I bar è facile trovarli sulla mappa. Tu probabilmente parli di bar che sono friendly, smart worker friendly. Nibble Bolivia, no. Eccolo qua. Nibble.com, i migliori locali per lavorare. Vabbè, anche questa però è un'app. Ah, fanno una selezione, prenota, avvisa il locale dell'arrivo che ti prepara anche il desk. Ah, i socket, cioè è fondamentale che l'albergo, vabbè, ma ce l'ha, scusate, non c'entra l'albergo per forza le prese. Però potresti averle prese lontano dalla scrivania? No, impossibile. Ok. Wifi, prese, tranquillità, certificati. Fantastico. Ah, bello questo sito. Ma è italiano? Bello, non lo conoscevo. Su di noi. Vabbè, italiani. 30 caffetterie. Beh, non sono tante, ma insomma. Milano, ok, hai visto. E non si capisce come guadagnano, ma insomma, poi interessa relativamente. Quindi io potrei caricare qui il mio appartamento. Ah no, locale, qua non posso. Qua non posso caricarlo perché devono fare la selezione loro, insomma. Ok. Io credo che tutti queste piattaforme, queste soluzioni subiranno una forte spinta in seguito alla situazione attuale. Non sappiamo bene, però è da capire un attimo, oggi nel breve, come si fa. Sarebbe da capire, nel senso che se carichiamo in queste piattaforme, quelle che ce lo fanno fare, arrivano i clienti. Io ho un po' l'impressione che, come dicevo prima, il cliente non si sia ancora orientato in questo nuovo mondo del lavoro da casa. E quindi non so neanche bene come mi muoverei se fossi un albergo. Okay? Una cosa che si potrebbe fare è fare un po' di pubblicità in Facebook verso il proprio albergo, targetizzata alla propria zona. Quindi, se il tuo albergo è in via Garibaldi fino a 1 km di diametro di raggio, dici targetizzi solo chi è in quella zona lì. Credo che in Facebook si possa andare così precisi e metti ovviamente poi il profilo della persona. È più difficile perché lo smart worker non è ancora profilato come smart worker, però chiunque lavora in ufficio. Pubblicizzare la propria zona, forse qualcuno appare, metti nel tuo sito o nell'annuncio già i prezzi, deve essere chiarissimo qual è il deal, quindi quanto costa, da che ora, eccetera, e già lì si può fare un po' di movimento. Sicuramente adesso provarci può avere senso, ecco, poi è tutto sperimentale ovviamente. Eugenio che sta aggiungendo qualcosa. Comunque, sì, i dirigenti, dici, punterei sui commerciali dirigenti che hanno qualche lira in più. Ok, sicuramente. È chiaro che si muovono, dici si muovono ancora per lavoro. Sì. Ecco, è chiaro che qui ci sarebbe da chiarire un discorso. Quindi il mio albergo te l'ho disinfettato. Molto importante.
perché la gente comincerà, stiamo tutti un po' andando in panico, questa cosa che il virus è sulle superfici, no? E dire appartamento, albergo, appartamento disinfettato secondo questi standard, vieni, lavora e via, insomma. Ok, sentite, io direi che un'ora è passata, abbiamo, diciamo, esplicitato che c'è una domanda, abbiamo scoperto, grazie ragazzi, una serie di piattaforme che già hanno provato o già servono questo tipo di, diciamo, di uso, ma non sono specifiche per lo smart work. Lo smart worker oggi è un nuovo, diciamo, una demografica nuova che c'era già, ma molto piccola, adesso è diventata enorme. Cerchiamo di ragionarci, cerchiamo di capire come aiutarli e allo stesso tempo guadagnare qualcosa e quindi stare in piedi con le nostre strutture. Io ci ragionerò un po', continuerò a confrontarmi, vedrò magari di fare un webinar anche dedicato agli appartamenti e vediamo. Era appunto per confrontarci. Sono molto contento del confronto che c'è stato perché mi avete dato dei feedback importanti. Cosa volevo dirvi ancora? Vabbè, vi ricordo un attimo allora che noi abbiamo un documento gratuito come Trips Community dove parliamo delle azioni che possiamo fare in questo tempo di coronavirus, anche le pulizie da ieri. Il documento diretto lo trovate qua se volete vedere. È aperto, potete collaborare e scrivere delle cose. Quindi è aperto a tutti e basta. Io chiudo qua. Se non avete nulla da dire, smetto anche di chiudere, di condividere lo schermo a questo punto. E vi ringrazio, dai, in bocca al lupo, il peggio non è passato, anzi il peggio sta arrivando negli altri paesi, quindi credo che bisogna guardare all'Italia come fonte di turismo nei prossimi mesi. Vai, ce la faremo. Ciao a tutti, grazie, ciao, ciao, ciao.